Tonello a Palmisano, 5 posizioni qui. Come ti senti? Sì, ho un po' di male perché comunque ho passato gli ultimi 20 giorni senza marciare perché ho avuto un problemino al tibiale, quindi oggi non credevo proprio di poter finire la gara. Quindi io mi sono messa lì alla partenza sapendo pure e quindi dovendo accettare che mi sarei potuta fermare da un momento all'altro. Però quindi arrivare in fondo, arrivare quinta è stata un'emozione che cioè, non me l'aspettavo. Questo è veramente il mentale di un atleta di grande livello. Come è potuto venire qui e fare questo? Io ho passato gli ultimi 10 giorni a dirmi, a respirare, a dirmi che ce la potevo fare, che ce la potevo, cioè che ci potevo credere fino in fondo, perché comunque l'allenamento c'era, la condizione c'era e non, cioè, credo nei miracoli, ecco. Quindi oggi penso che sia stato proprio un miracolo. La squadra italiana sempre è ancora molto forte nella marcia. Tu come ti senti per l'anno prossimo? Io spero che l'anno prossimo sia migliore di quest'anno, spero che ci siano meno infortuni e perché cioè, ci credo ad arrivare a Rio nelle migliori condizioni possibili, cioè punto a fare veramente bene. Che ci dispiace un po' per Elisa riguardo che è discalificato, cioè, hai una parola per lei? Sì, io quando l'ho vista che l'hanno squalificata ci sono rimasta male perché lei è la mia compagna d'allenamento e sapevo che era in ottima forma, quindi vederla messa fuori cioè non è stato bello, però so che lei comunque è molto forte di carattere, quindi so che per il prossimo anno arriveremo insieme alle Olimpiadi più forti di quest'anno. Grazie Antonella. Grazie a voi.